Ho firmato un contratto che dura cinque anni, io non sono solito togliere la parola data. Ho firmato un contratto e quel contratto voglio rispettare. Per quello che dipende da me. E poi è chiaro, A, siamo nelle mani del buon Dio e B siamo nelle mani di FICO, ovviamente a livello più, sì. più basso. Diciamo. Con tutto rispetto. In, in, eh, negli ambienti religiosi la foglia di FICO serve a coprire. No. No, è così, non è, non è una... No, ma... Quali sono le parti inconfessabili? Allora, mettiamola diversamente. In questo momento, a me tocca fare le domande anche meno piacevoli, c'è un livello che è quello del contratto, cioè l'alleanza di governo 5 Stelle e Lega. Esiste un'alleanza di centrodestra che funziona per le regioni. Cioè Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega. Esiste poi a livello internazionale The Movement no? che mette insieme a quanto pare eh, la Lega, cioè Salvini e Giorgia Meloni, se firmerà, in questi... adesso arriva Bennon e eh, eh, immagino ci sarà un abbraccio a no? e Ci sono quindi tre, tre geometrie diverse. Come si colloca la Lega strategicamente? Sta con la destra, col centrodestra, con l'alleanza eh, giallo-verde, che forse tu preferisci chiamare azzurro-giallo, o azzurro, azzurro, in altro modo. I colori, poi siamo che tutti daltonici. Ecco, colori, ma però della sostanza ci importa. La Lega è a destra? Ma io ritengo sempre più superate alcune categorie. Il PD ha fatto la campagna elettorale. Perché il PD sta scomparendo? Perché vive su un altro pianeta? Perché per tre mesi hanno detto agli italiani che il problema non era la disoccupazione, la tassazione, l'immigrazione, no, il problema era il fascismo. E c'era il fascismo. E...